tu che lui sta là, tu faremo pure un suento. Salve amici di Dieprodie, ci troviamo oggi a Rebeco, a 5 km da Bonorva, e siamo qui per raccontare un po' la storia di questo borgo e anche, diciamo, tornare indietro nel tempo per scoprire il passato di Bonorva. Siamo qui in compagnia di nonna Antonica Picconi. Salve nonna Picconi. Ciao Giovanna. Spieghiamo un po' ai telespettatori la sua vita, cosa ha conosciuto di Rebeco, cosa ha conosciuto di Bonorva e soprattutto iniziamo col parlare della sua età. Quanti anni ha? 85. Bene, avrà tanto da raccontarci. Iniziamo un po' a parlare di Rebeco. Cosa ci può dire del passato, della sua vita a Rebeco? Rebeco prima già era bello, perché erano tutti poveri, ma tutti vivevano con amore, si cercavano uno con l'altro. Prima 30 case e dopo sono rimasti in due, in tre. Ecco, a questo proposito ci può parlare di quella famosa frase che diceva Rebeco? Rebeco, Rebechera, dai 30 vogos o no besedas, dai 30 domos. Ecco, cosa significa questa frase? È un bestemmio che hanno bestemmiato gli antichi. Intanto non c'era posto da poter fabbricare le altre case, perché si trova in un pezzo di roccia, si può dire. Capito? È un po' come, diciamo, la maledizione, Bonorva mai rimedio, ecco, si ricorda? Esatto, sì, Bonorva mai rimedio. E così è Rebeco. E da 30 non sono mai uscite, sempre 30. 30 case? 30 case sole, piccole, piccoline. Vivevano anche 10 persone in una stanza. Questo mondo è in pericolo, è già tanto che bisemo su. Sempre so si che ne s'anima, è tornato se si muso. Buongiorno, il signor Ermanno Spadoni, un pioniere di Porto Rotondo. Ci racconti un po' la sua storia. Per scrivere la storia di Porto Rotondo occorrerebbero diversi volumi, perché il percorso è stato lungo e anche molto difficile attraverso questi 40 anni, dal 1965 ad oggi che siamo nel 2006. Sono arrivato la prima volta con i fratelli Donada Le Rose come loro braccio destro, executive man come si diceva un tempo, e abbiamo scoperto questo territorio straordinario, non solo e non tanto per il mare che merita il rispetto che è riconosciuto in tutto il mondo, ma anche per la vegetazione rimasta intatta. Pensi che qui pascolavano le mucche, le capre, e c'erano anche delle belle tartarughe che noi avevamo invitato con dei cartelli i turisti a rispettare, perché temevamo che qualche goloso, qualche buon gustaio le potesse fare alla brace. A parte questo momento pionieristico, poi Porto Rotondo è stato un'evoluzione sociale e umana, cioè io riconosco in Porto Rotondo non un valore imprenditoriale, cioè non un valore destinato solo al profitto, ma soprattutto all'amore che i Donada Le Rose ed io con loro per tanti anni abbiamo perseguito, cercando con gli architetti validi che avevamo allora, l'architetto Sandro Pianon, Gamondi, Antonioli, di fare un qualche cosa che fosse il più possibile permeato con la natura. Infatti, se noi guardiamo le case, il villaggio del mare, vediamo che le case sposano il territorio, le ondulazioni del territorio si incastrano tra una roccia e l'altra, tra un albero e l'altro. E una curiosità è questa, che noi per salvare qualche albero a volte abbiamo rifatto i progetti e orientato le case diversamente in modo tale che non interferissero con la natura. Che dire che forse è meglio avere tante abitudini. Ti guardo mentre bevi il mio caffè, il tempo non ti perdona, non ti perdona niente.
Trovati in questa nuova puntata di Die Pro Die. Anche quest'oggi si parla di Porto Rotondo. Anche quest'oggi con noi Ermanno Spadoni, le sue fotografie, la storia di Porto Rotondo. Questa opera monografica è stata una passione che io ho realizzato dopo 25 anni che operavo a Porto Rotondo. E cioè ho fatto un album con le 80 foto, le migliori, di Porto Rotondo che stava nascendo allora. In particolare la prima raffigura il golfo quando non esistevano solo le case ma neppure una barca, e questa è infatti l'unica foto scattata allora e di cui non esistono copie. Questa foto esprime il culto e la cura che noi avevamo per la salvaguardia della vegetazione. Allora con dei paletti trovanti, del fil di ferro, si proteggevano i cespugli, e dopo 25 anni sono tornato sul posto e ho visto gli stessi cespugli decuplicati nel loro volume. Questa foto, che poi ho ripetuto nel tempo via via ogni anno, rappresenta la prima casa costruita, quella dove noi ci troviamo adesso. E negli anni successivi, in successione, ho fatto tutte le altre foto che dimostravano come il villaggio si stava piano piano espandendo. Questi sono i lavori della piazzetta, i lavori che continuano sullo sfondo del Monteggio Maiori. E questo è uno scorcio dello Sporting. Quindi via via continuando abbiamo tutta un'altra serie di foto che illustrano Porto Rotondo come oggi. Questa infatti è quella foto di cui parlavo prima, e cioè lo cespuglio che allora recintammo con del fil di ferro, oggi lo ritroviamo in questo rigoglioso sviluppo. Una delle 10 piazzette di Porto Rotondo che sono la caratteristica del posto. Perché? Perché offrono come agorà la possibilità di incontrarsi, di riunirsi, di parlare d'affari, e dove, devo dire, in tanti anni sono nati anche dei famosi amori. La Darsena, la vecchia Darsena, la chiesa di Cascella, con l'interno, con le sculture di Mario Ceroli, che vediamo adesso in alcune esemplificazioni. Ceroli ha raffigurato gli esponenti del villaggio del tempo, facendone le silhouette, per cui la chiesa oggi è la testimonianza delle persone che hanno abitato Porto Rotondo a quel tempo.